Ragazzi, ciao, possiamo disturbare? Noi siamo un gruppo di all'incirca 100 ragazzi che vengono da tutta Italia. Facciamo evangelizzazione di strada. Siamo qui a Riccione per questa missione di strada e di spiaggia, per portare il Vangelo là dove è nato, sulla strada e sulla spiaggia, come Gesù che andava a incontrare i giovani dove si riunivano. I giovani non entrano più in chiesa, la chiesa si apre a loro e li incontra nei luoghi di ritrovo. I pomeriggi facciamo animazioni, cerchiamo di far divertire in un modo sano, per portare anche a loro una bella testimonianza di fede. Alcuni di noi sono vestiti in giallo perché sono laici, ragazzi, giovani che hanno speso le vacanze per questo, alcuni in viola, perché siamo sacerdoti disponibili per le confessioni ovunque, anche lungo le spiagge. Io penso che il senso di quello che facciamo qui a Riccione è un po' espresso anche nel nostro slogan, che è questa scritta che portiamo dietro alle magliette: chi ha sete, venga e beva. È quello di cui ho fatto esperienza da quando vengo a Riccione, dal 2004, è proprio che c'è una grande sete di amore, che per me è uguale a sete di Dio. La sete dell'amore uno cerca di spegnerla in tanti modi, no? E cerca altre acque, e spesso trova pozzi avvelenati. E noi abbiamo il dovere di dire che esiste un'acqua, che è Dio, che non ti avvelena. Mi sono accorta, no, di quanti ragazzi vanno in giro per le strade cercando di divertirsi, cercando una gioia vera, no? Però in realtà magari dura una sera, divertimento, e poi finisce il giorno dopo, no? E magari comincia una ricerca da capo. C'è una ricerca sfrenata di riempimento di quel vuoto che davvero ci portiamo dentro. In terre lontane si muore di fame, qui si muore di indifferenza, si muore di superficialità, si muore di anoressia. Ragazzi, a ballare stasera? Anch'io ho fatto parte di questo mondo delle discoteche e della trasgressione, quindi so cosa vuol dire andare oltre il muro del limite del divertimento, con delle droghe pesanti anche, fino a raggiungere la cocaina e a vendere queste droghe in tante discoteche d'Italia, persino qua a Rimini e Riccione. Poi la scoperta di Gesù. Sinceramente notiamo all'inizio che cercano di scapparci un po' dalle nostre parole. Però una volta che siamo riusciti ad entrare in confidenza con loro, si aprono molto facilmente. Gli chiediamo di pregare insieme, ti dicono mai di no, anzi abbiamo pregato con loro e senti proprio attraverso la preghiera che hanno desiderio di sentirsi amati. Incontri dei ragazzi che sembra che ti stanno aspettando. Cerchiamo di far passare questo messaggio che siamo ragazzi come tutti, che escono, si divertono, però cercano di vivere la vita con gioia, testimoniando l'incontro con il Signore. Quando porti i ragazzi in chiesa che ti dicono io non vado in chiesa da 2 anni ed escono in lacrime, ti ringraziano e dicono grazie a Dio, è la cosa più bella che possa capitare a una persona, penso. Un vieni e vedi, come ha fatto Gesù, vieni e vedi nella chiesa, incontrare direttamente Lui. Così i ragazzi entrano la sera dopo la messa in chiesa, fanno un'esperienza di preghiera e in quell'esperienza si sciolgono in lacrime o comunque tornano a casa avendo riscoperto anche il bisogno dell'anima. E ci fa capire anche come il contenuto sia forte di per sé, è il Vangelo, non c'è niente da inventare. Il problema sono noi, come Chiesa, i mezzi da trovare, da veicolare, il linguaggio, l'andare incontro, trovare un linguaggio accessibile a loro. Con quali strumenti affrontate questa evangelizzazione? Con la spontaneità, con la semplicità, con la creatività. Un esempio, no? Facciamo finta che questi sono i nostri peccati e questa è la mano di Gesù. Usiamo l'immaginazione. I nostri peccati nelle mani di Gesù, quando uno si confessa, che cosa succede? Succede che metto tutti i miei peccati nelle mani di Gesù e quando mi sono confessato, tutti i peccati spariscono. Ma se non mi confesso, che cosa succede? Che tutti i peccati sono nel mio cuore. E come vedete, tutti i peccati sono nel mio cuore, no? Ma la cosa più grande è quella, abbiamo detto, che tutte le pesantezze, le paure che sono dentro di me, possa riuscire a buttarle fuori attraverso la confessione. E quindi è questa la confessione, buttare fuori dalla bocca, attraverso un sacerdote, tutto quello che schiaccia il mio cuore. Scusate, eh? Ecco, questo è un esempio per poi attirare un po' di attenzione, un po' di giovani e poi dare il messaggio forte che è proprio la novità di Gesù vivo. La novità, dico, perché molte persone pensano che Gesù è solamente morto sulla croce, ma è veramente risuscitato ed è vivo in mezzo a noi e dobbiamo riuscire a trasmetterlo attraverso la nostra vita. Questa è Riccione.
È la nostra esperienza, anzi l'esperienza di questi ragazzi che noi abbiamo incontrato sulla spiaggia. Ho passato un pomeriggio con loro, ho passato quasi una notte con loro e ho potuto notare quanti ragazzi si sono avvicinati. Riccione è un luogo dove i ragazzi vanno per divertirsi, spesso per sballare, e lì invece hanno scoperto qualcosa di alternativo. Noi ringraziamo questi ragazzi che hanno scorso le loro vacanze divertendosi e facendo riscoprire qualcosa di profondo che c'è nel cuore di ciascuno di noi. Ma non sono rimasti solo un giorno questi ragazzi, e noi li abbiamo accompagnati, sono rimasti una settimana circa e hanno fatto qualcosa di molto interessante. Quello che andiamo a vedere adesso, vi pregherei di seguirlo con grande attenzione, perché vedrete Gesù che passa per le strade di Riccione, e immaginate nel cuore dell'estate dell'agosto a Riccione, e guardate un po' cosa succede. Una via crucis tutta, ma tutta particolare. Guardiamo insieme. Colui che ha promesso il regno dei cieli, i suoi miracoli non sono veri. Ditemi, avete visto un miracolo voi? Allora? Non abbiamo visto niente! Allora? Il crocifiggilo! Io lo condanno alla croce! No! E adesso, figlio di Dio, guardami, fammi vedere come ti salvi, muovi, cammina! Gesù! Cammina! Muovi! Il re dei giudei, muori! Figlio di Dio! Cammina! Ehi, Ciccio, vieni a divertirti con noi, questa è la nostra gioia! Dai, su, vieni! Questa è adrenalina pura! Guardate come si salva!